Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video sempre sui prodotti Prochima ed è una plastilina per fare prototipi, cioè serve per impostare il nostro oggetto. Una volta che l'abbiamo fatto con la plastilina andiamo a farci il nostro stampo e poi lo andremo a utilizzare per fare le nostre creazioni. Questa è una plastilina, ed è questa, che si chiama Degas 30 Extra Morbida, è sempre della Prochima. Ora vi leggo dietro quello che c'è scritto. È una pasta versatile, facile da usare, non deforma, non screpola e non ritira. Può essere modellata a mano o a spatola ed infine lucidata. È perfettamente compatibile con le gomme siliconiche. Sì, perché dovete sapere che questo qui appunto deve andare a fare il nostro stampo con le gomme siliconiche. Degas è una plastilina di uso professionale, appositamente formulata per realizzare modelli, sculture e masters nel settore artistico e del modellismo. Rispetto alla normale plastilina, Degas è caratterizzata da elevata durezza, il che consente di modellarla e scolpirla senza rischio di deformazioni. Quindi manipolare il Degas riscaldando con le mani e renderle più duttile, perché quando lo andrete a prendere la prima volta è molto duro, quindi dobbiamo lavorarlo bene con le mani in modo che si ammorbidisca. Io questo già l'avevo ammorbidito, vedete, ma ci vuole un pochettino per far sì che diventi così morbida. Poi, manipolare dunque Degas riscaldando con le mani per renderlo duttile e dopo aver plasmato il modello farlo raffreddare e intervenire con utensili da incisioni per eseguire i dettagli. Infine può essere lucidato con una spatola o passando con un pennello imbevuto in benzina o ragia. Io uso la ragia perché la benzina mi dà fastidio. Il Degas è riutilizzabile. Il Degas è un prodotto complementare alle gomme siliconiche, ne è perfettamente compatibile e non vi sono fenomeni di inibizioni e non occorre alcun trattamento distaccante. Quindi, come avete sentito, è un'ottima plastilina. Ora, passiamo al modellaggio. Io oggi farò una base per un cabochon. Lo stampo con la gomma siliconica, se volete vedere come si eseguono gli stampi andate a vedere nel video precedente, comunque vi metto il link anche sotto nel box o qui nel video. E poi, una volta fatto lo stampo, vi farò vedere cosa utilizzo io per fare questa base. Sempre prodotti Prochima, ma vi farò vedere poi in un altro video il prodotto che uso. Bene, ora iniziamo a lavorare la nostra base. Allora, io principalmente per non farlo attaccare la plastilina in questa base uso due fogli di carta da forno. Come ho detto, ho già ammorbidito la mia plastilina. Mi faccio pallina e la vado a schiacciare. Io uso questo matterello per stenderla ed è quella del Das, ma in commercio so che ce ne sono tanti altri tipi che hanno comunque, vedete, questi gommini e servono per fare più o meno spessori. Qui io ne ho di tre spessori, io ho messo il più piccolo perché deve venire sottile, tipo mezzo millimetro. Poi se a voi piace più grosso, quello sta a vostro piacimento. Io ora inizio a stendere.
E questi due gomini, quando saranno arrivati, che toccano la base, vuol dire che sono pronta per avere lo spessore che io desidero. Ecco qua, io sono arrivata quindi allo spessore più giù, più sottile di così non va, perché appunto abbiamo le nostre guide. Quindi sacco la mia vedete che è molto sottile. Adesso lo vediamo meglio quando faremo lo stampo. Io ho preso uno stampo, questo era un cerchio che l'ho fatto un po' a punta. Vedete? Ecco qua, vedete? Così. Ora lo mettiamo da parte con questa che è rimasta da questo stampo. Rimodelliamo e devo fare un tubicino lungo e sottile. Io per farlo tutto di uno stesso spessore uso questa spatola da dolci, perché sapete che se lo fate con le mani non vi verrà mai tutto dello stesso spessore, vi verrà parti più sottili e parti più grosse. Quindi io adesso intanto me lo stendo un po', poi con questo inizio a farla diventare sottile. Ecco qua, vedete, è molto sottile e nelle punte ho fatto ancora più sottile e le ho allungate. Ora prendiamo la nostra base, dividiamo questo a metà facendo in questo modo, vedete? Questo poi è il dove andrà inserito poi i nostri anellini per tenere su la base, e andiamo a inserirla tutto attorno alla nostra base, quella che abbiamo fatto prima, in questo modo. Magari ci possiamo fare un motivo. Poi con un attrezzino cerchiamo di congiungere dove vediamo che ci sono dei buchi.
Bene, ecco qua il nostro lavoro finito. Vedete, questo è il nostro prototipo. Poi farò lo stampo, adesso lascio raffreddare, no, anzi prima gli do un po' di acqua raggia per lisciare bene, poi lo lascerò raffreddare, farò il mio stampo e nei prossimi giorni vi farò vedere come utilizzare questo stampo con altri materiali di bellissimo effetto. Non vi dico altro perché dovete vedere il prossimo video. Per ora è tutto e ciao!